Umberto Gerletti, Bari, e ricorda Guglielmo Marconi. 3 giorni a 80 anni dalla morte, 90 dalla fondazione dell'Associazione Radioamatori Italiani. Esatto, c'è Bari con Marconi, diciamo che ha una fratellanza, perché tutti sanno quello che ha fatto Marconi per Bari, in quanto da Bari è stato lanciato il primo segnale, ovvero da Antivari a Bari, il primo segnale di radiotelegrafia senza fili. Bari è stata scelta per la posizione geografica e poi dalla stazione di San Cataldo è stato lanciato il primo SOS ed è servita per ampliare lo scopo commerciale, tutta la diffusione commerciale nel Mediterraneo. Abbiamo ritenuto commemorare l'80° anniversario della prematura morte di Marconi a solo 63 anni. Viene commemorato appunto la morte di Marconi e l'80° anniversario e il 90° anniversario della costituzione dei radioamatori italiani. Saranno presenti alla rotonda del Lungomare con il loro servizio ministeriale e saranno collegati con tutti i radioamatori nel mondo H24. Le tecnologie evolvono, alla base c'è sempre la trasmissione di un segnale radio. Abbiamo parlato dei radioamatori, nonostante la tecnologia cambi, loro ci sono ancora. Difatti anche nelle zone terremotate, come lei ben sa, dove i telefonini purtroppo non funzionano, le frequenze radio funzionano. Possiamo dire che Guglielmo Marconi è stato il primo radioamatore? Il primo radioamatore, esatto, 90 anni fa. Pezzi particolari che vedremo esposti in questi 3 giorni? Purtroppo, siccome sono all'esterno queste cose, porteremo comunque un apparecchio del 1920 e alcune radio storiche, tipo la radio rurale, qualche altra cosa, tipo la radio Galena, che le persone hanno sentito nominare o visto soltanto in fotografia, finalmente la vedranno.